La guerra fredda agita il fantasma della bomba atomica e le guerre vere continuano a insanguinare i continenti. Nell'ottobre del 65, Paolo VI, è la prima volta per un papa, si reca all'ONU e pronuncia un vibrante appello per la pace che fa il giro del mondo. Lei pensa che la Chiesa dia un contributo alla pace? Sì, in questo frangente qua io penso che la Chiesa può e potrebbe dare un buon contributo. Ma non lo dà? Attualmente, da come ha iniziato, vedendo il Papa che è andato all'ONU ed ha detto: ma cosa stiamo studiando qua? Dobbiamo morire tutti quanti in questa fornace atomica? Gliel'ha detto chiaro e tondo. Pochi giorni dopo, Don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana, una minuscola comunità di montagna della Toscana, scrive la sua lettera ai giudici. La leucemia gli impedisce di presentarsi in tribunale, dove è imputato di apologia di reato. Il reato è l'obiezione di coscienza, che alcuni cappellani militari avevano definito un atto di viltà. Negli anni 50 il modo di fare il prete di Don Milani era considerato poco ortodosso. Il suo libro, Esperienze pastorali, era stato ritirato dal Sant'Uffizio perché ritenuto inopportuno. E lui era stato confinato qui, tra poche decine di abitanti isolati dal mondo. Eppure, nei primi anni 60, la scuola di Barbiana è già famosa in mezza Europa. È una scuola totale, dove figli di analfabeti praticamente convivono con il loro prete insegnante. Don Milani spiega ai giudici che l'obbedienza non è più una virtù. Ai suoi ragazzi insegna che le leggi sono storiche e che migliorano con il progresso della civiltà, che bisogna saper giudicare la moralità di una legge o di un ordine ricevuto e ribellarsi al male e all'ingiustizia. D'altra parte, il rifiuto della guerra, sostiene Don Milani, è in perfetta coerenza con i principi della Costituzione italiana e con quelli della Chiesa cattolica.